Allora, mi trovo sul pianeta Procyon 2, siamo qui, vediamo un po'. Procyon 2, sempre nel sistema di Procyon, sono andato troppo lontano. Riaprimelo, riaprimelo. Ok, allora sono qua, mi trovo qui e sono andato prima su Procyon 5, che non è analizzabile perché un pianeta, un gigante gassoso, la gravità è troppo elevata probabilmente. Sono andato su tutte le tre lune, Procyon 5C, A e B, per analizzarle, e nell'orbita di una delle lune ho ricevuto una trasmissione, un distress signal da parte di Lopez, del signor Lopez, che ha una sorta di fattoria su questo pianeta, le cui condizioni climatiche sono estremamente avverse, e lui con una sorta di con un gruppo di affiliati, 5 che se non mi ricordo male, ha un sistema di comunicazione che al momento però è offline per via del satellite che utilizzavano, che però è stato conquistato, diciamo, del satellite hanno preso possesso degli spacers. Quindi il mio compito adesso, avendo accettato la sua richiesta d'aiuto, è viaggiare fino al satellite, quindi dovrò fare un attracco col satellite e convincere gli spacers con le buone o con le cattive a farmelo rimettere online. Nel frattempo però sono nei pressi della fattoria, no, non qui, sono qui, nei pressi della fattoria di Lopez, all'interno di una stazione di comunicazione abbandonata che però è occupata da dei pirati. Non c'entrano nulla con gli spacers al momento, però stavo cercando di vedere un po' quale approccio avere. Devo essere molto cauto. I pirati, sento le voci, sono qui dietro. Probabilmente da quello che so mi vedrebbero anche dal vetro. Allora, io ho a disposizione solo una mina anti-uomo. La frammentazione. Purtroppo ho finito le granate. Ora che mi vedono. Forse non mi hanno visto. Mi hanno visto Vasco? Penso di sì. Ok, allora direi che sarebbe il caso di aiutare anche Vasco. Ho fatto anche un miglioramento dell'abilità con la pistola. Vediamo se riesco a buttare giù quello lì. Il tizio si stava per affacciare. Ho sbloccato il primo grado dell'abilità con la pistola. Muori. Abbastanza in fretta anche. Non avvicinarti, non è buona educazione. Allora, vediamo adesso se riesco a mitragliare un po' l'altro tizio. Schiatta anche tu, allegramente. D'altronde è gente cattiva questa. Sono dei poco di buono. Ok, mi stanno aspettando lì. È inutile, il vetro di proiettile. Vediamo se riesco a. Cosa hai sganciato? Ah, il caricatore. Stai ricaricando? Magari ti fotonizzo un po', che dici? Dai, lo fotonizzo, vediamo che succede. Seek and destroy. Usa la tattica mordi e fuggi, come quella della Freestar Collective. Il laserizzo e poi me la do a gambe. Ah, aspetta un attimo. La devo finire. Schiatta. Eccolo lì. Vasco si è ripreso. Gesundun Munta. C'è qualcun altro ancora però che si ostina a rimanere vivo. E allora. Fammi spostare. Oh, aiuto. Fammi scappare, togliti Vasco! Il problema è che non so se ho. Devi sempre stare in mezzo ai piedi.
ma almeno l'hai eliminato, perché poi lui gira, gioca, ma non fa quello che deve fare. No, mi sa che è ancora lì. Ti togli di mezzo, mamma mia. Vasco è... non se ci sei tu in mezzo, Vasco, perché mi sa che per il momento sei più inutile che altro. Non li stai laserizzando, scusa? Non li laserizzi? Si è spostato, dunque. Cosa faccio? Li prendo a fucilate? Maledetto. Ma non ho capito mai, guasto Vasco, non usa il laser. Ma io ce l'ho un... non è che non ho... To. Uno. Ok. Eliminato. Sì, aspetta, non cantare vittoria troppo presto. Cerchiamo di colpire la distanza. Se ti togli, non c'è cosa. Togliti, Vasco. Cioè, stai in mezzo senza fare niente. Ti togli. Vabbè. Sto cercando di prendermi alle spalle. Ho bisogno di rimettermi in forma, però qua non c'è niente che mi aiuti. Aid. Dunque, vediamo un po' se c'è qualche heal paste. Amp. No, cos'era? Heart. Snake oil. For 2 minuti. For 2 recovery. Synapse. No. Potrei mettere questo, però. Heart più. Ah. No, questo purtroppo sono costretto a usarlo adesso. Speriamo che valga la pena. Tu?
Fammela salvare. Ti stavo per chiedere la stessa cosa, anche in questo caso. No. Sarò anche messo male. Ma perdere è un'altra cosa. Ah, peccato sprecare sto vino. Injector snake oil. Non è che mi faccia granché. Sono duri a morire, eh? Faccio un altro salvataggio. Vediamo. That's right. You'd better run. What? Direi di no. E togliti, mamma mia, sempre in mezzo. Sono ancora troppi. Sì, non c'è bisogno che me lo dica, guarda, lo faccio. Lo faccio già.
ti togli di mezzo, da, mamma mia, oh. Che fosse l'ultimo. Sicurezza però. Ok. Vascus. Diciamo che quello era l'ultimo probabilmente. Diamo un'occhiata in giro. Vengo dopo qua. Peak performance 02. Interessante. Questi giochi da tavolo me li prendo. Può essere che li venda a caro prezzo. Hamburger, Terra Brew, Deck of Cards, Oliver Twist. Haha, Dickens. Perché ho preso quella cosa? Calibrator Kraken. Ok. 150, un piccolo, una piccola mitraglietta. C'è qualcun altro ancora. Dannazione. Togliti Vasco, mamma mia. Adesso rischio di rimanerci per colpa tua. Brigano. Dai, affacciati. Nothing nearby.
Un bel pomodoro me lo mangio, me lo pappo. Thermos. Chocolate Labs. Bottiglia di pillole. Il cappellino. Yes. Credit. Quanti sono? Non li ho visti. Notebook. Andiamo qua, vediamo cosa c'è. Vuoto. Pencil case. Folder. Bottiglia di pillole. Space Tracker Flannel. Ok. Questa l'avevo già fotografato. Interrompere un attimo. Allora, prima di uscire da qua, voglio controllare che sia di aver preso tutto. Return book to Tommy. Sarà ancora vivo Tommy. Dunque, facciamoci un bel giro. Questo per esempio, i famosi dardi. Però posso... quasi. Das Raumschiff. Robert Norvici Film. Questi vanno fotografati. Armored Hell. Bobby Vincenti. Vicenti. Avevo già patate buone, carne, latte, apriamo il freezer, menù della settimana, cabernet, vegetarian pho. Obviously tacos. Il martedì dei tacos. Wednesday cup salad. Thursday no meat shepherd's pie. Miso ramen. È un po' misto come internazionale come menu. Ok. Up. Qua l'avevo preso. Sì, l'ho preso prima. È sempre meglio controllare. Facciamo molto rapidamente. BSI material. Questo va fotografato. Questo l'avevo già fotografato, mi sa. Oh, credits. No. Controlliamo un po' dappertutto. The Gravity Paradigm. Credo di riuscire a leggere. Comunque, facciamo una foto tipo un microfilm
L'agente segreto. Ratchet. Digipix. Ho fatto anch'io delle foto così. Magari farò un video dove faccio una carrellata delle foto che ho fatto. Se ho tempo. So che si apre dall'altra parte. Un accesso dall'esterno, ma visto che sono già entrato. Per me sono come i sandwich. Ce ne sono altri. Mica pochi. Questo non ci voleva. Vasco, ci dobbiamo andare da fare qui. Sì, mi chiamano Scudini. Laserizziamolo un po'. Avevo raccolto qualcosa di utile prima. Aid. Amp. No, mi sa che era un heart. Questo mi serve a tutti i costi. Mangiamo un po' di roba. Un'altra patata. Health. No. Health. Facciamo un salvataggio. Salvo qui. Con la mia presa di sorpresa.
bella fucilata alle spalle è sempre un ottimo rimedio contro i pirati. Infestazione da pirati. Qua c'è un computer, no. Neon gun culture. Mi sono fatto la scorpacciata di libri in questa stazione. Allodola, vediamo un po'. Ah sì, portiamoci un bel ventilatore. Digiframe, Sphere Toy per fare i giochi con le molecole. Allora, vediamo un po' ancora. Folder. Credo che... Calibro. Caseless. Questi sono per il Grendel. Whirlpool. Fammi controllare quanto sono di peso. Manca poco. Poi mostrerò quanto ho riempito la nave di spazzatura. Quantum Synergies. Cos'è? Roba della Ryujin. Si riprendo dopo. Adesso avrei bisogno di un bel... Questi non pesano niente. Avevo bisogno di un bel medipack. Medpack. Comincia di nuovo a essere un po' laghi. Oh, sono molti. Questo passo non so se ce la faccio. Ci vorrebbe un bel letto dove dormire. Potrei andarmi a fare un riposino nell'astronave, puoi tornare. Tanto quelli che sono morti, sono morti. Torno dopo. Che così le mie chance di sopravvivenza sono veramente basse.
da qua. Sarà aperto. Advanced. Inferno mine. Queste per esempio sono utilissime. Digipick. Vabbè ragazzo, torniamo dopo. No, sta andando nella direzione sbagliata. Digipick. Digipick. Perché qua non ero passato? C'è il key. Cell. Ah. Vabbè, cioè nonostante me ne vado. Qua sono già stato. Saranno rifocillati anche loro, ma quelli che sono già schiattati di sicuro non possono resuscitare. A meno che non chiamino rinforzi, ma non penso che avranno il tempo. Condizioni sono proibitive. Penso che me ne tornerò velocemente alla frontiera. Dovrebbe essere qua dietro. Eccola là. Ci arrivo a piedi diretto. Vediamo un po' laghi. You will require supplemental oxygen from your spacesuit in this area. Oh. Bene, sono passato proprio. Ho anche attivato il livello 2 del jetpack. Almeno mi sembra. Ecco qua. Oppure provo questa... no. Dov'è la mitraglietta? Era la 8, no? Ma... oh, c'è ancora questa. Vediamo di... se riesco a eliminarli. Erano qua. C'era il corridoio. C'è un cadavere.
roba non l'avevo presa. I am capable of carrying additional supplies, if necessary. Sì, adesso cerca di... di fare il bravo. Calibro 18. Modified calibrated Grendel. Circuit board potrebbero essere utili. Circuit board, sono sicuro che servono per come pezzi di ricambio oppure per costruire delle cose. Eppure, no, io mi ricordo però che c'erano delle bombe a mano anche, o comunque una mina, o delle mine da qualche parte, però non mi ricordo dove sono. Ad Vasco, mi sa che, vediamo un po' che armi avevo. Explorer's Maelstrom. Questo è il mirino, però, ma Grendel, allora questo è da togliere. Kraken, ah, questo è interessante, questo me lo metto come 8. Calibrated Kraken, ma c'ho l'altro. Metteft Coachman, no, questo è migliore però. Modified Solstice, questa è... perché c'ho l'altra? Modified Solstice. Modified Maelstrom. Posso mettere questa. Modified Grendel. Modified Calibrated Grendel. Huh. Allora mi libero del peso, se no ce n'ho troppo. How can I be of service, Captain? How can I be of assistance? Pa, 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 pa. No, la mia. Allora, spacesuit. Ti do quelle di troppo. Packs a posto. E... no, queste sono io. Ti devo dare le armi. Calibrated Grendel non mi serve. Qua c'è l'altro. Explorer. Kraken. Questo via. Maelstrom normale. 5 addirittura, cosa me ne faccio? Metteft, no, c'è l'altro. Questo. Modified. Maelstrom, questo di sicuro no. No. Solstice normale no, per il momento no, al limite questo lo tengo per fare te lo tieni adesso. Explorers Maelstrom. Cutter mi serve. Ok, direi che risorse. Tieniti questo, tieniti questi, tieniti questo. E anche l'uranio, anche perché è radioattivo, non me lo voglio tenere addosso. Miscellaneo. Tieniti un po' di questa roba qua. Il geode. Vabbè, questi li potevo tenere. Via, 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 via. Questi puoi tenerli tu. L'origami adesso non mi serve. La scultura sicuramente non mi serve. Staple gun 2. Vabbè, tieniti anche le piantine. Non sono fondamentali.
da avere. Tablet. Beh. Ah, non ce la fai più. Povero Vasco, ti capisco. Farewell. Beh, però salviamo pure, eh. Salviamo. Yes. Ok. Cominciamo ad armarci. Controlliamo anche che siano tutte ben cariche. Questa è a posto. Qua ho pochi colpi però. Questa è carica. Ah, mi sa che inizio con questa. No, serve qualcosa che becchi da lontano. Stai parlando di me o di loro? Oh, sono tre. Togliti, mamma mia, sempre in mezzo alle balle. Vediamo se passano, sì. Togliti. Sono granate queste, accidenti. Ne vedo un altro solo. Senti, ti togli. O vai. Vasco, ma ti togli? Ritirata, ritirata. Sempre in mezzo, mamma mia. È fatto male questa cosa. Vasco non me lo porto più, ma è... Survive
I advise a hasty retreat. It will save your life. Warning. Motherboard shield. Il gel. Tranquility. Chunks. Potato. Chocolate. Chocolate. Questo no. Cabernet. Bourbon. Dov'è? Perché ho cambiato arma? Vediamo se riusciamo a farla finita con questa qui. Threat detected. Ma quante granate ha questa idiota? Ma ti togli, mamma mia! Mi sono beccato un sacco di... Dai, fatti vedere. This encounter.
encounter will likely end in your hand. Danger imminent. The probability of your defeat is extremely high. Caution advised. It is unwise to remain hostile towards us. È finita di scassare. Ho sprecato un sacco di granate che avresti potuto dare a me. Che spreco. Togliti tu. Dimmi tu. Non ha fatto altro che mettersi in mezzo ai piedi questo Vasco. Al solito questi companions lasciano un po' il tempo che trovano. Quando torno verso l'uscita devo ricordarmi di cercare. Avevo visto delle mine. Ora io penso che sia tutto. Non penso ci siano altri. Locked. Vediamo un po' di roba. Ma qua si può uscire. Ok. Ehi, mi sono schiantato contro. Cos'è, una mappa del territorio? Drumbeat. Che cos'è? Wow, è questo. Ma cos'è? Un lanciagranate? Che roba è? Round 0. E che tipo di ammo ha? Round 0. Ammo 11 mm. Bellissimo. Piombo. Logipick. Digipick. Cobalto. 11 mm, ok, questo è l'ammo per quell'arma appena presa, che farà parte sicuramente delle mie preferite. L'origine delle specie di Charles Darwin, giusto? Sì, bello. Great Expectations, Charles Dickens, anche lui. Tales of Space and Time, bellissimo. Sono degli estratti però, non sono i libri interi. Probabilmente per ragioni di copyright non potevano pubblicarli. Anche se, vabbè, Charles Darwin, non credo. The Comet. E anche Dickens, sono dei classici, non penso ci siano dei diritti in effetti. Ah, adesso mi posso fare una bella dormita. Sandwich. Ma è morso, che schifo. Vabbè, tolgo la parte. Cosa mi trovo qui adesso? Calibrated Grendel. Ultramar caseless shotgun shells. Perfetto. Unlock expert.
Qua c'è roba interessante, ma... mi devo segnare che devo tornare. Ce ne sono posti dove devo tornare, a meno che... no, expert, no. Non ci arrivo, anche se sblocco... E io mi faccio una dormita adesso. Faccio la dormita. Eccomi qua. Qua devo tornare per forza. Non posso lasciare... Ci sono delle cose interessanti. Lì quella valigia sicuramente qualche armatura, cioè qualche tuta. Vedo roba per terra, un'altra valigia. Quelli sono quei superconductor tube, cavo, qualcosa del genere, cavo superconduttore. Devo tornarci. Allora, qua c'erano... da aprire questi. Questi li ho trovati anche nella base... Ma che... Boh. Da qui si esce? Ah sì, ce l'ho già qua. Qua c'è una... Advanced, ovviamente. Non posso usarla. Non posso aprirla. Beh, Vasco, mi sa che ce ne torniamo... alla nave. C'è un'altra missione da compiere, però mi ricorderò di questa cosa. Allora, un'altra cosa che voglio fare appunto è aumentare la mia capacità di scassinamento, perché ormai sono già le serrature che non... tante le serrature che non riesco a... che non posso prendere, che non posso aprire, e quindi le cose che mi lascio indietro. Peccato. Qua da dove sono arrivato, ma... dove sono quelle granate? Non posso lasciare... non granate, mine. Non posso lasciarle qua. Sono importanti. Ma qua non avevo aperto. Ehi ragazzi, qua non avevo... Oh! Oh! Che è questo? Lo stavo lasciando qui. Sono impazzito. Advanced Solstice, Combat Knife, Combat Knife... Stavo lasciando delle armi fondamentali, incredibili. Devo essere veramente impazzito. Barrow knife. Storage checklist, ok. Combat tech solstice. Combat tech... combat knife. Bene. Ne ho due addirittura. Mamma mia, questo fucile vale da solo 17.695, ne ho due. Uno me lo posso vendere. Fantastico. Questo è un colpaccio. Un colpaccio veramente. Meno male che sono tornato indietro a cercarmi quelle... quelle mine. Anche un po' di cibo non guasta. Qua avevo già preso la roba. Forse ho fatto un giro veloce. Qua avevo già preso tutto. Non credo. Ma dove sono le... dove erano quelle mine? Mine vaganti. Forse erano lì. Adesso non me lo ricordo, tutte le cose che ho raccolto. Questo è sempre in mezzo ai piedi. Ah. Questi sì. Questi me li frego tutti. Andiamo giù. Sigillante. Qua
Potevano essere qua. Dove siete, mine? Dove sono le mine? Mine? C'erano delle mine da qualche parte. Qua dietro abbiamo detto no. Boh. Qua abbiamo guardato. Up. Qua no. Non credo. Prendiamoci anche la succulenta. Ah, dove sono le mine? C'erano delle mine da qualche parte. Erano su, però non erano così giù, mi sa. Facciamoci un giro qua. Isotopic coolant. Mining Mars. Ok. Pure c'erano. Non le ho prese, giusto? Sigarette. Io non fumo, ma sicuramente le posso rivendere a grande valore. Per un... Qua sono già andato. Ah no, questo... Ho fregato tutto. Qua non ho dimenticato niente. Boh. E qua. E non le trovo. Mi sembra che fossero qui da qualche parte. Non le trovo. Sa che dovrò fare a meno delle mine. Vabbè, in compenso ho trovato un altro bel po' di armi. Credo che fossero qua però. Ma non è che ce le ho.
Non ce li ho, vero? Throwable. No. Ah, aspetta. Throwable. Frag grenade. Ne avevo una. Ah no, questa è quella che ho appena preso dalla tizia morta. Ma... non lo so. A sto punto non possiamo rimanere chissà quanto. Chunks Employee Handbook. Vediamo anche questo libro. Andiamo a meditare su ciò che abbiamo fatto. Qui avevamo, penso che avessi già preso tutto. Questo era il primo tizio che avevo eliminato. Me ne vo alla nave. Dov'è la nave? Dovrebbe essere lì. Vediamoci un attimo il panorama. Qui in questo, in quest'area l'ambiente è così desolato per variati chilometri quadrati. D'altronde chi è che ci vedrebbe un posto del genere? Allora, la frontiera dovrebbe essere là. Eh sì, la vedo adesso. Adesso devo cercare di lanciarmi senza disintegrarmi. Andiamo al riparo perché qua è decisamente un ambiente ostile. Oh. Qui su questa astronave veramente un macello. Allora io ho un prodotto, ho scoperto che cosa potrebbe essere quello che mi causa il blocco da parte della UC quando mi fanno la scansione, ed è, non lo sapevo, ma poi mi è venuto il dubbio. Avevo, come si chiama? Perché qua non c'è segnato nulla, non c'è niente che sia indicato come illegale. Devo averlo gettato qui da qualche... cos'è questa cosa? Il locker. Ah, e questo non avevo neanche idea che ci fosse. Ecco, qua per esempio ci posso depositare, depositerò le mie armi preferite. È la prima volta che lo vedo, non ci avevo mai fatto caso. Ma questo sarà un problema, devo gettare anche queste cose a casaccio, per forza. Sono un sovrappeso. Però, un attimo, cerco fra le mie cose, perché... può essere che sia qui, ma non credo. UC security keycard, utility knife, ma non direi che sia qui comunque.
Resources. Sort name. Inspect. Super cool magnet. Ma non si possono mettere, per esempio, le risorse come era in Fallout 4 nella stazione qua, oppure boh. Si può mettere qualcosa qua, no, vero? Antimicrobi. Non so da dove lo prende però. Ah, io getto un po' di roba per terra perché tanto ormai questo è l'andazzo. Tipo, queste ne ho due. Parrot Reading Raiding Pack. Prima metto l'oggetto. Questo. Oggetto. Hazmat Suite. Questa può essere utile però. Questa di sicuro no. Ah, questa mi piace. Vabbè. Però adesso non mi serve. E anche questo. E anche questo. ammo. Solstice. Modified. Advanced, direi che Advanced Solstice mi serve. Eh sì, decisamente. Quindi questa me la metto al posto della prima. E quindi la Advanced, la Modified Solstice. Il Maelstrom lo tolgo. Modified Calibrated. Modified Grendel, Modified Maelstrom, Modified Solstice, Poison Ripshank. Instigating. Wow. Wow. Barrow Knife. Combat Knife. Sedici. 20. Drumbeat. Per il momento non la uso però. E neanche il Poison Ripshank. Vado avanti con anche questi, per il momento li tolgo. Un po' di armi. Mi preparo per andare sul satellite. Aid. Resources, sicuramente c'è un bel po' di roba di cui non mi faccio assolutamente niente. Miscellani, sì, un po' di giochi, ball, circuit board, digiframe, questi li tengo, adesso non mi faccio niente, questo si può buttare, sì, buttiamoli tutti, tanto... più disintegrata di così la nave è piena di monnezza. Anche se penso che dovrò mettere, sistemarmi un po' di roba, farmi un avamposto e
a mettere tutta la roba lì. Questa use security card non so se mi dia problemi. Direi che basta. Adesso cade tutto in terra, sbadabram. Chissà poi se riesco a recuperarmi tutta sta roba. C'è una montagna. Allora, credo che cominci a essere anche un po' troppa, anche per il motore grafico, tenere tutta sta roba. Ah, ci fermiamo un po' e vediamo. Salviamo. L'ho già salvato, vabbè.